Passiamo subito con le risposte ai fans di Facebook. Giacomo ci scrive: ciao Mirko, saluti il mio pargolo Giancarlo. Lui è il tuo più grande fan. Ha speso $145 in posto di te e Ciuschi. Al concerto abbiamo fatto la fila per 4 ore per l'autografo, ma poi tu te ne andasti lasciando il piccolo con un grosso rammarico. Salutalo e lui ti adora la vita. Lui ha 8 mesi e lo stiamo tirando su a Apple e PlayStation. Non so scrivere, ma ecco il suo messaggio. Allora, caro Giacomo, volevo scriverti prima, ma ho dovuto da fare. Ecco un autografo per il tuo Giancarlo. L'ho scritto sul berretto. Mi dispiace che non ti ho visto lo spettacolo. Hai dei problemi, Giancarlo. Penso che tu abbia bisogno di qualche consulenza. Ho visto una notizia un paio di settimane fa che mi ha fatto molto male. C'era un tipo che, ubriaco, guidava su un ponte con la macchina, con la ragazza nel bagagliaio. E adesso che mi viene da pensare, il suo nome era Giacomo. Damn! Che canzone è? Prossimo. Ciao, Junk! Michele. Ho un carissimo amico che fra pochi giorni verrà in Italia. Consiglio, se tu fossi al mio posto qui in Italia, cosa ti faresti portare a casa? Ciao da Michele e San Tommaso. Non lo so. Eviterei iPhone, così così, perché secondo me dopo perdi sempre la garanzia. Poi fatti portare lo sciroppo d'acero, così diventerete ciccioni anche voi. Fatti portare non lo so. Prossima, Gabriele. Messaggio per il prossimo video: c'è qualche progetto che ti ha detto Mary Fisher di fare, nel quale hai guadagnato molti tuoi genitori? Qualche progetto da fare nel quale hai guadagnato molto i tuoi genitori? Hanno preso bene la tua scelta in America? Sì. Diresti il tuo indirizzo di casa nel caso se qualcuno volesse mandarti qualcosa? Se dovete mandarmi regali, mandateli a Mary Fisher. Mary Fisher 17 71 Emerson Street, Jacksonville, Florida 32207. 17 31 Emerson Street. Ho guadagnato molto? No, sono povero. Elena Violante, Mirko, buona giornata, ciao Ele. Questa vignetta per te quando vai a pesca, buon appetito, ciao. Gennaro, ti ho fatto questa domanda per la serie video, lettori di Facebook. La domanda è: se muori Ciuschi, non voglio portare sfortuna, che fai? Allora, l'idea che l'ho già detta è sotterrarlo. Poi andarlo a esumare dopo 2-3 anni e avere tutto lo scheletro bello e poi ricostruirlo tipo puzzle e farlo diventare tipo uno di quei scheletri che ci sono nei musei, che sembrano dei dinosauri, no? Così. Bellissima l'idea. Solo che non è facile, perché poi sono un sacco di ossa, insomma, sarebbe molto bello, però non so, anche perché c'è anche dopo 3 anni, dopo lo scheletro, magari è andato via tutta la roba, però è tutto sporco, bisognerebbe avere dei cose chimiche per farlo diventare bianchissimo, tipo l'acqua ossigenata concentrata, che non so, non ce l'ho. Quella che si compra, l'acqua ossigenata, è pochissima, è proprio diluita al massimo. Ci guarderò, ci penserò. Nicola, fa caldissimo, togliti sto cappellino. Prego, prego, non è arrivata nessuna cartolina. Sì, Nicola, anche il suo gatto Rino, mi avevano spedito una cartolina, però ho sbagliato, non ha messo l'indirizzo bene e non mi è mai arrivata. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti!